e Fiorella Mannoia a condurre la serata, che sarà appunto con me. Voglio ringraziare di cuore, stiamo valutando in questi giorni come lui sarà presente. Un evento naturale incredibile ha messo in ginocchio moltissimi comuni della Toscana e allora è nata questa idea di una grande serata che non serva soltanto a raccogliere i fondi con i biglietti. Noi ci auguriamo che questa serata, che lanciamo non a caso oggi, serva a raccogliere fondi indipendentemente dal biglietto comprato. E di conseguenza ripartiamo perché? Perché vi stiamo non soltanto presentando un progetto. Ancora a Campi Bisenzio c'è il fango per strada, quindi ancora c'è il fango, quindi stiamo parlando di questo, 14 di novembre a distanza di 12 giorni da quando tutto questo è successo. La serata del 13 gennaio sarà una serata condotta da me, da Fiorella e da Piero, con tantissimi ospiti, molti dei quali saranno delle sorprese della sera stessa. In questa serata ci saranno molti dei nomi più popolari, più amati della canzone italiana, cantautori, cantanti, ogni genere di personaggio che appunto abbiamo contattato in questi giorni per avere un cast il più importante possibile. Questa è soltanto una delle iniziative, perché poi ce ne sono anche altre. In mano a chi ha bisogno, e di bisogno ce n'è un'immensità. La telefonata di Stefano Massini sabato mattina. Campi è un comune che ha avuto dei danni incredibili rispetto a tutti gli altri, non fosse altro perché, per esempio, a causa del punto in cui il Bisenzio e la Marina hanno trascinato, è stata completamente distrutta la biblioteca per bambini di Campi Bisenzio, è stata profondamente danneggiata la biblioteca Tiziano Terzani, quasi completamente distrutto l'archivio storico, il teatro di Campi Bisenzio ha 400.000 euro di danni. Quindi succederà che il 3 di dicembre, per ricominciare, io e Piero alle 7 del pomeriggio racconteremo le fiabe ai bambini. Mi pare che questi alluvionati toscani proprio non abbiano suscitato nessun interesse da parte di nessuno. Devo dire tutti e tre, sia io che Piero che Fiorella Mannoia, siamo come padroni di casa, diciamo, siamo sintonizzati su quello che ha appena detto Piero. Una serata che poi fra l'altro avverrà il 3 di gennaio, quindi in piena situazione di festa, di festività. Il titolo è anche questo, Ripartiamo, non è soltanto il ripartiamo, l'amore che, come diceva Piero, fa parte del nostro lavoro, ma anche l'amore della solidarietà, no? Toscana ti amo, sta dentro ripartiamo, ma è anche ripartire il nuovo anno con alcune riflessioni importanti.